Continua la nostra prova a bordo della nuova classe A. L'ultima volta in dettaglio abbiamo mostrato gli interni, questa volta invece vi racconteremo la nostra esperienza di guida provando questa motorizzazione che è un 1003 benzina da 163 cavalli. E adesso salite con noi! Benvenuti a bordo di nuova classe A. In questo allestimento sport abbiamo in prova una versione molto equipaggiata con tanti optional presenti, infatti vi parleremo di tanti sistemi di ausilio alla guida e di tante funzionalità che sono a bordo di questa vettura. Partiamo subito col dire che abbiamo avuto accesso e abbiamo acceso il motore, basta semplicemente tenere le chiavi in tasca. Comodissimo questo sistema, c'è più bisogno quindi di inserirle. Questo motore che equipaggia la nuova classe A, un 1003 benzina da 163 cavalli, quindi qualche dato tecnico: 163 cavalli calcolati a 5500 giri con una coppia massima di 250 Nm. Beh, la cilindrata precisamente è di 1332 centimetri cubici, 4 cilindri in linea. Ma subito vi diciamo che qui vi è presente una tecnologia molto interessante, perché è un motore in collaborazione col gruppo Renault che permette questa tecnologia di poter disattivare due dei quattro cilindri quando l'auto è in fase di veleggiamento. Questo per ridurre notevolmente i consumi e le emissioni. Parlando subito dei consumi, siamo molto soddisfatti perché tendenzialmente quando leggiamo i dati dichiarati sono un po' diversi da quelli reali. E invece non è tanto difficile raggiungere i 5,5 litri per 100 km. Chiaro che bisogna guidare nella modalità eco e bisogna avere, diciamo, un'andatura un po' più parsimoniosa e nell'utilizzo dell'acceleratore, ma comunque questi 5,5 litri per 100 km per un periodo del nostro test li abbiamo raggiunti. Poi se si guida in una maniera molto più sprint e nella modalità sport, quindi già vi sto anticipando che ci sono delle modalità di guida disponibili, beh, abbiamo raggiunto un consumo che è ovviamente più alto, che circa 6,7 litri per 100 km, che non è molto alto ricordandovi sempre che ci sono 163 cavalli sotto il cofano. Merito di questo risultato sicuramente è anche il cambio presente, che è un 7 rapporti in doppia frizione robotizzato con pedal shift a volante, volendo possiamo agire manualmente, che permette delle cambiate precise, immediate, dirette, istantanee, veramente non so quanti aggettivi dargli perché è eccezionale. Non solo riduce i consumi, pensate che la velocità già di 60 km/h è possibile inserire la settima marcia per un numero di giri di 1200, quindi questo vi fa comprendere quanto abbassa così i consumi e le emissioni. Allo stesso modo, quando si è ad una velocità maggiore e a un numero di giri maggiore, circa 3000, questi innesti sono veramente impercettibili. Nelle marce un po' più alte e nella velocità più alta è tutta un'accelerazione, una ripresa, proprio sembra quasi essere elettrica. Questo motore quindi diverte tanto perché è molto molto fluido. Si può passare da 80 km/h a 180 km/h un batter d'occhio, ovviamente se si ha la modalità sport. Invece prima, come detto, nella modalità eco riusciamo a consumare molto poco perché sfruttiamo un numero di giri basso. Infatti alla velocità di 90 km/h in settima marcia, avendo un numero di giri bassi, abbiamo letto un consumo medio istantaneo calcolato di 4,2 litri per 100 km. Non parliamo solo di bassi consumi, ma parliamo soprattutto di divertimento a bordo di questa vettura, perché i 163 cavalli ci sono tutti, si sentono, e l'accelerazione infatti è da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi per una velocità massima di 225 km/h. Bene, nella modalità sport inizia il divertimento, possiamo agire manualmente quindi sui pedal shift a volante, ma preferiamo che fa tutto in automatico la vettura, e infatti abbiamo notato che la cambiata avviene sopra i 6000 i giri, o circa 6000 giri, e abbiamo notato quindi che si sfrutta appieno tutto il motore, quindi tutta la potenzialità del motore, quindi diventa divertente, fluida e allo stesso tempo un'auto molto dinamica, perché ha un grande assetto, un grande comfort alla guida allo stesso tempo. Cosa vogliamo intendere? Perché il tipo di assetto, la sospensione che è anteriore è un MacPherson, mentre al posteriore abbiamo tipo Multilink, riesce ad essere molto confortevole durante i percorsi urbani, quindi abbiamo dossi, pavé oppure strade che possono avere qualche buca, a volte in città può capitare, ma non abbiamo avuto mai difficoltà, oppure quella sensazione
diciamo, antipatica di sentire le sospensioni che battono, no? E invece a bordo di questa vettura viene tutto ovattato in maniera molto egregia, e quindi teoricamente si potrebbe pensare che si perde poi in dinamica e agilità ottenuta di strada. Invece no, abbiamo un assetto ribassato di 15 mm fatto appositamente in modo da aver una maggiore aderenza, specie in curva. Infatti a velocità sostenute non abbiamo trovato mai difficoltà, ci è piaciuta molto. Però abbiamo avuto questo compromesso dell'assetto ribassato, che quando si hanno dossi molto alti oppure si scende nelle tipiche discese delle autorimesse a box, non è così difficile urtare sotto con la vettura. Chiaro che ci aspettavamo buoni risultati anche sotto il profilo della frenata, infatti è molto buona, ma poi questa vettura è veramente ben studiata. Infatti il coefficiente aerodinamico è bassissimo, grande penetrazione, quindi aerodinamica, le velocità alte non si sente per nulla il fruscio, pensate a 130 km/h o anche qualche chilometro orario in più. L'abitacolo rimane sempre silenzioso, quindi soddisfatti sotto diversi punti di vista, non si sente neanche il rotolamento delle gomme. Poi è chiaro che questo cerchio 19 con spalla 40 con una grossa impronta aiuta anche questo ad aumentare quindi queste ottime sensazioni di guida che abbiamo a bordo della nuova classe A. Come anticipato, molti sono i sistemi di ausilio alla guida presenti, oltre al fantastico sistema MBUX che vi abbiamo spiegato durante la prova video degli interni, quindi che ci assiste sia durante la guida che per il nostro intrattenimento multimediale. Ma comunque possiamo iniziare subito a raccontarvi del sistema cruise control adattivo, quindi che permette di avere una distanza ben precisa che vogliamo dalla vettura che ci precede una volta che noi abbiamo impostato la velocità desiderata, ma allo stesso tempo abbiamo anche sistema di mantenimento di corsia che funziona molto molto bene, riesce a mantenere benissimo la strada anche in prossimità di curve molto più accentuate. Infatti l'abbiamo messo veramente alla prova. Ma così come vi è un ulteriore sistema, è un warning che fa in modo che se noi oltrepassiamo di gran lunga la linea vi è una frenata immediata, è chiaro che è un rallentamento immediato con un segnale visivo acustico che ci mette subito, diciamo così, in riga la nostra attenzione durante la guida. Quindi questo doppio sistema di mantenimento di corsia e di attenzione durante la guida. Ma abbiamo anche il monitoraggio degli angoli ciechi, che è posti qui sugli specchietti retrovisori, quindi non solo luminoso ma anche acustico quando si avvicina una vettura, e questi sistemi insieme permettono di avere la possibilità del sorpasso automatico, o meglio il cambio corsia volendo, perché basta semplicemente azionare sulla freccia direzionale, quindi sul lato destro o sinistro che vogliamo andare, ad esempio se siamo sull'autostrada. Una volta che indichiamo da quale lato vogliamo sorpassare o cambiare corsia, il sistema agirà automaticamente, quindi allo stesso tempo farà un monitoraggio di tutto ciò che è intorno alla vettura, anche per distanza di diversi metri, perché se sta sopraggiungendo una vettura, ovviamente la Mercedes nuova classe A non cambierà corsia ma attenderà il sorpasso dell'altra vettura, e poi quando troverà le condizioni sono ottimali e in sicurezza effettuerà o il cambio corsia o il sorpasso. Beh, una delle novità che veramente sorprende è la realtà aumentata che è presente durante la navigazione. Infatti è possibile vedere tramite la telecamera anteriore precisamente la strada, o meglio i veicoli, i numeri civici, tutto nella modalità della realtà aumentata, e quindi veramente è impossibile sbagliare percorso, anche perché su questo enorme display che abbiamo disponibile abbiamo, oltre a tante indicazioni precise e dettagliate sulla strada che stiamo percorrendo, si aggiunge la realtà aumentata. E ovviamente oltre alla realtà aumentata c'è proprio il piacere di dialogare con la vettura con il sistema VoiceTronic. Basta semplicemente dire: "Hey Mercedes". Sì. Portami a via Monte Napoleone, Milano. Calcolo del percorso verso la destinazione Milano via Monte Napoleone in corso. Quindi molto semplice, utilizzare il navigatore e poi affidarsi, ecco, a tutte le indicazioni della realtà aumentata e così via. Mentre poi ci sono altre configurazioni disponibili o funzioni del sistema,
anche mentre stiamo guidando, se non vogliamo proprio distrarci, possiamo sempre richiamare la nostra vettura. Hey Mercedes! Sì? Imposta la temperatura interna a 22 gradi. Sto impostando la temperatura su 22 gradi. Tanta tecnologia quindi sulle telecamere presenti a bordo della classe A. Infatti abbiamo una visualizzazione a 360 gradi con una risoluzione altissima. È possibile vedere ogni punto della vettura. Infatti basta semplicemente premere sulle varie icone e andare ad agire quindi sulla singola telecamera. Ma vi è sistema di parcheggio automatico, così come vi è anche sistema di uscita dal parcheggio, sempre automatico. Ma adesso andiamo nel dettaglio mostrandovi proprio come funziona tutto il sistema del parcheggio automatico, dove noi non agiremo su nulla, né sullo sterzo e né sulla velocità di manovra. Per poter avviare il parcheggio automatico basta semplicemente premere questo pulsante posto qui sul tunnel centrale. Adesso si è attivato il sistema, quindi partirà un monitoraggio di tutti gli spazi che sono intorno alla vettura. Infatti non c'è bisogno di indicare dove dobbiamo parcheggiare, stesso la vettura che ci indica dove vi è la possibilità di poter parcheggiare. Quindi andiamo avanti, è partito il monitoraggio. Ecco, in questo momento ha individuato che è possibile parcheggiare sul lato destro e noi confermiamo. Si è attivato il sistema quindi autonomo di parcheggio automatico. Noi non dobbiamo fare perfettamente nulla, né agire sullo sterzo e neanche sulla velocità della manovra. Infatti lasciamo il freno e non premiamo neanche sull'acceleratore. Parcheggio perfetto. Esteticamente la nuova classe A mostra linee eleganti che puntano tutte nella stessa direzione. Il cofano motore è appiattito, i fari sono stretti in tecnologia multi beam LED con LED a comando singolo. La mascherina ha una linea svasata che accentua ancora di più la larghezza del frontale. Il paraurti presenta nella parte inferiore delle prese d'aria pronunciate dal tocco sportivo. Il profilo è affusolato e meno accattivante rispetto alla versione precedente, ma il coefficiente di penetrazione aerodinamico è migliorato ed è solo di 0,25. La nuova classe A ha dimensioni più generose, acquista ben 13 cm in più di lunghezza. Infatti misura 441 cm per una larghezza di 179 cm ed un'altezza di 144 cm. La coda è di nuova configurazione, più larga e pronunciata. Nuove ed eleganti luci posteriori sdoppiate a LED. Altri particolari interessanti sono il doppio terminale di scarico, anche se solo estetico, e i cerchi Lega da 19 pollici a 5 doppie razze. Quindi vi abbiamo parlato di tecnologia, innovazione, motore, sospensioni, frenata, consumi, beh, tutto quello che c'è da sapere, ma allo stesso tempo dobbiamo parlare di comfort, perché a bordo delle Mercedes grande comfort, grande intrattenimento proprio per un relax personale. Pensate che ho un viaggio di lavoro, un viaggio di piacere, quel che sia, o semplicemente trasporto, queste vetture fanno in modo di stare sempre a proprio agio. Infatti possiamo avere una musica più gradita ovviamente in base alla nostra playlist, così come possiamo avere una tonalità dell'abitacolo con le varie luci a LED presenti che sono più consone al nostro stato, al nostro umore. Infatti ci sono tante tonalità disponibili, così come vi è il comfort che possono offrire questi bellissimi sedili sportivi. Ovviamente sono un option, perché non vi è un semplice massaggio, ma vi è proprio una distensione del corpo che permette questo tipo di sedile elettrico, perché si sposta in un modo particolare, andando così a distendere i gruppi muscolari, le fasce muscolari, per andare a spostare il proprio peso del corpo.
quindi quando si arriverà a fine del nostro viaggio saremo molto più rilassati, proprio perché abbiamo trovato un ambiente fatto apposta per noi. Quanto ci piace la nuova classe A? Decisamente tanto. Il prezzo di partenza è di solo 26.000 euro, quindi un prezzo di partenza di listino, che è un prezzo molto concorrenziale, però se vogliamo la versione che abbiamo in prova, quindi l'allestimento sport con tutti gli optional presenti che vi abbiamo raccontato, si raggiungono facilmente 47.000 euro. Un prezzo che non è alla portata di tutti, ma se si vuole la nuova classe A con questo equipaggiamento, il prezzo che bisogna pagare. Bene, per la prova video su strada è tutto. Ringraziamo il gruppo Mercedes-Benz Italia per la vettura in prova. Come sempre vi ricordiamo di andare sul sito italianroad.it per leggere l'articolo completo e poi di andare a vedere anche il video della prova degli interni. E quindi adesso vi diamo appuntamento al prossimo test. Ciao!